Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro gli acquisti che ho fatto da Federica del sito www.immaginaecrealab.com. Io Fede l'ho conosciuta in fiera a Creativa Bergamo e all'inizio lei vendeva prettamente le similpelle decorate ed era praticamente la prima che vendeva quel tipo di materiali. E adesso si sta espandendo a anche il vinile della Caesar, il termovinile, vende prodotti Cricut, è rivenditrice, se non sbaglio, ufficiale anche della Necky, quindi a breve avrà in vendita anche le macchine da cucire, tessuti, poi vende oggettistica appunto per la Cricut, quindi oggetti da personalizzare, tutto quello che è materiale appunto Cricut, vende le Cricut, insomma un vero laboratorio creativo. E lei dice, è famosa per i suoi glitter, infatti ha anche un gruppo Facebook che si chiama Mani in Glitter e quando lei va in giro per le fiere fa praticamente i glitter tour e veramente tutto il materiale che lei ha è stupendo, a prezzi accessibili e appunto è un mondo glitteroso che a noi ci piace. Iniziamo subito a farvi vedere quello che ho acquistato e partirei da questo foglio PS Stretch della Caesar, di questo rosa carne. Questo tipo di termovinile è adatto per materiali stretch, quindi magari tipo anche body, fuso, insomma tutto materiale elasticizzato. Io l'ho voluto di questo color rosa carne perché volevo fare la... non so, magari se devo fare dei personaggi, quindi il viso, delle bamboline, tipo le Gorgeous, oppure anche il mio logo. Ho appunto questo rosa che mi serviva. Poi sempre termovinile ho acquistato questo sempre della Caesar, che è il glitter. Questo è un marrone stupendo, è un foglio da 30 cm per un metro e io l'ho già usato per fare appunto la tazza, questa, quindi ho fatto i chicchi di caffè della tazza di cui vi ho fatto il video tutorial. E questo termovinile che ho utilizzato è l'olografico della Caesar che avevo vinto nel giveaway della Caesar appunto, e visto come è il materiale Caesar ho deciso anche di acquistare questo bellissimo marrone glitterato. Io l'avevo preso, ho scelto il marrone perché in realtà pensavo di fare tipo, non so, i capelli della Franci. E poi niente, quando ce l'ho avuto in mano mi è venuto in mente il chicco di caffè e devo dire che l'idea è stata geniale. Però comunque questo marrone è veramente stupendo, quindi bellissimo. Poi da decorare ho preso anche delle tazze, allora ve le faccio vedere. Queste sono semplici tazze bianche con il manico normale. E oltre appunto a poterle decorare con il vinile, il termovinile, possono essere decorate anche con gli infusible ink. La base appunto è adatta per gli infusible, che praticamente gli infusible fanno una specie di sublimazione, quindi diciamo che al tatto non si sente e dovrebbero resistere. Ecco una cosa, se avete intenzione di fare anche voi delle tazze, mi raccomando, da quello che ho capito, ho letto in vari gruppi, non usate il vinile permanente, perché il vinile permanente con il calore emana diventa tossico praticamente, quindi se lo usate per le tazze o comunque qualcosa su cui poi ci dovete mangiare non va bene. Quindi usate il vinile normale, quello non permanente, oppure il termovinile, però poi dovete usare la mini pressa e diciamo che per le cose un po' piccoline si riesce abbastanza bene, per quelle un po' grosse si fa un po' fatica. Io per esempio per questa ho fatto un po' di fatica a fare la scritta, poi infatti avevo contattato la Caesar e mi hanno detto che questo tipo di termovinile non è adatto per le tazze. Io sono riuscita ad attaccarla lo stesso, infatti quella tazza qui, come potete vedere, la sto utilizzando come portapenne,
quindi le tazze che poi ho realizzato per chi me le ha ordinate, ho utilizzato sempre il termovinile glitterato per fare i chicchi, mentre per la scritta ho utilizzato un altro, è un vinile normale, quindi non è termovinile, ma sempre olografico, per cui quello l'ho applicato come si applica normalmente il vinile. E poi sempre tazze, ho preso anche qualcuna con il manico a cuore, perché appunto è particolare, non le ho mai viste in giro e quindi niente, quindi ho preso anche la tazza, quindi ho anche questa con il manico a cuore. Ovviamente non ne ho tantissime, per cui se la volete personalizzata dovete con il manico a cuore sbrigatevi. Poi ho fatto degli acquisti appunto di fogli di similpelle. Allora inizio a mostrarvi questo che ho già utilizzato. L'ho utilizzato per realizzare questo cerchietto con questo fiocco che mi ricorda il fiocco di Minnie. E quindi questo secondo me è un cerchietto alla Minnie. Quindi se qualcuno è interessato, c'è qualche bimba che gli piace appunto Minnie, contattatemi, perché appunto ce l'ho disponibile ed è veramente veramente bello, stupendo. Poi sempre di glitteroso ho preso questo foglio che ha appunto questi glitter, sono sui toni dell'azzurro, come potete vedere, stupendo. Questi fogli sono veramente belli anche per creare delle agende, delle cover per obonici, per fare degli astuccini. Poi ho preso questo foglio, sempre glitteroso, bello ruvido, e questi sono glitter oro e se notate ha anche all'interno delle pagliettine, più che pagliettine sono delle pagliuzzine, però veramente stupendo. Poi sempre un po' glitteroso ho preso questo con le margheritine. Quest'anno vanno tanto le margheritine, questo è un bellissimo verde, mi piaceva, bello glitteroso. Questi invece sono glitter più fini. E sempre glitteroso ho preso questo azzurro con le stelline. La particolarità di questo foglio di similpelle è che le stelline al buio illuminano, quindi glow in the dark, stupendo. Poi ho acquistato questa similpelle con i cagnolini, sono molto carini con in testa queste roselline, e anche qui penso che farò magari qualche fiocchettino per fare qualche cerchietto o vediamo un po', magari dei portachiavi, adesso vedo un po' cosa mi dice la mia fantasia. Poi ho acquistato questa, che è sempre un'altra similpelle, molto morbida, anche dietro morbidissima, con gli unicorni, gli arcobaleni, i gelati, i diamanti, molto molto carina. Volevo qualcosa ovviamente di unicornoso, perché anche le bambine amano gli unicorni. E poi ho preso sempre, boh, per bambine, so che amano molto Frozen, quindi ho preso questo foglio con Elsa e qui c'è anche Olaf in varie situazioni, in varie posizioni, molto carino. Anche questo per fare un cerchietto secondo me è stupendo, per fare il fiocco. Ovviamente quei fiocchi che ho realizzato, quindi questi, è sempre una fustella che avevo preso da Fede su Immagina e Crea Lab, perché lei disegna anche delle fustelle meravigliose e versatili con cui si possono fare davvero tante cose, quindi con una fustella puoi realizzare davvero tante cose. E poi l'ultimo foglio che ho acquistato è questo nero con queste farfalle tutte un po' olografiche, tutte colorate, davvero stupende. Questo materiale è bellissimo, quindi per fare accessori è stupendo. Poi Fede, ogni volta che fai un ordine, ti manda anche dei pezzi di ritagli appunto da utilizzare. Quindi mi ha mandato questo mimetico glitteroso sui toni del rosa, che io ho provato a tagliare, ma non avevo la lama a coltello, quindi non sono riuscita. Adesso ce l'ho, quindi magari riesco ad utilizzarla.
Poi questo pezzo di PVC trasparente con i fenicotteri olografici, sopra c'è una pellicola, qui non è rovinato, è sopra, è la pellicola protettiva, vedete? Ok. Poi quest'altra similpelle bellissima, tutta glitterosa e ha la trama a pizzo, quindi non so se riuscite a vederlo, però è a pizzo. Poi una similpelle bianca martellata, mi sembra che si dica così, martellata. Poi questo foglio di glitter bianchi con appunto queste pagliuzzine. E poi mi ha mandato dei pezzi di termovinile nero, questo bellissimo argento e questo bellissimo verde, è un verde carta da zucchero. Non so se in camera rende bene il colore, però è bellissimo. Niente ragazzi, per questo video acquisti è tutto. Vi ricordo, se volete anche voi acquistare qualcosa che avete visto in questo video, lo trovate sul sito www.immaginaecrealab.com. Fede la trovate anche su Facebook nel gruppo Money in Glitter. E niente, per tutte voi creative diciamo che è un negozio molto molto interessante. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi invito a lasciarmi tanti pollici in su, iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!